Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in un nuovo video. Come vi ho anticipato nei due video di questa settimana, finalmente oggi è domenica e quindi ecco il video dedicato ai 123 iscritti. Allora, è un video che non vorrei che venisse lunghissimo come tutti i miei video, anche se forse l'occasione lo meriterebbe particolarmente, quindi un bel video di 123 minuti non sarebbe male, però al di là di questo, insomma, quello che volevo fare in questo video è quello di ringraziarvi prima di tutto per questo numero che è piccolo se paragoniamo questo di tutti gli altri canali, però per me è come se fosse infinito e gigante. E devo dire la verità, ho avuto un po' di difficoltà nel trovare quale video fare oggi, perché non era contemplato, cioè nel senso, quando si organizza un canale, quando si carica il primo video, quando poi piano piano si portano contenuti, si dice vabbè, poi si vedrà. E poi a un certo punto ti svegli una mattina, trovi che hai raggiunto i 100 iscritti, li hai anche superati, e fai, e mo che se fa? E quindi alla fine, insomma, sono però riuscita a trovare un video su un canale francese, si chiama Hai già letto, ed è un video, sono 30 domande sulle abitudini letterarie. Ho deciso di fare questo video per due motivi. Prima di tutto perché è un po' una continuazione del mio primissimo video, imbarazzanti domande letterarie, ve lo lascio su nelle schede, un video imbarazzante per l'appunto, rivisto adesso, però che in qualche modo vi permette anche di capire com'ero e come siamo oggi. Dai, sono nettamente migliorata, non possiamo dire niente, anche se c'è ancora tanta strada da fare. Ragazzi, voi lo vedete oggi alle 11 o più tardi, ma qui sono le 8 del mattino, io sto registrando un video alle 8 del mattino, quindi se farò delle gaffe è tutto concesso oggi. E poi allo stesso tempo perché è comunque una tipologia di video che secondo me permette, soprattutto ai nuovi iscritti, di conoscermi, non solo per magari le mie gusti letterari, perché quelli ovviamente li potete pescare un po' in tutti i video, ma soprattutto di me, diciamo, come lettrice, quindi come persona e come abitudini che ho nel leggere. E nel frattempo, però, prima di iniziare, vi ricordo che se questo video vi piace lasciate un pollice in su, commentate, ma questo ovviamente è riferito a tutti i miei video, se vi fa piacere, e di suggerire la pagina, il canale e l'account Instagram agli amici che sono interessati alla lettura. Allora, partiamo subito con la prima domanda. Allora, hai già letto mentre cammini? Allora, sì, nel senso che è un'abitudine che ho incominciato veramente da pochissimo, perché di solito non lo facevo, però siccome da casa mia per andare alla stazione e prendere il treno c'è una strada piana, che ormai conosco come le mie tasche, di solito quando torno dalla stazione per andare a casa, di solito, ovviamente prima di camminare vedo la strada se ci sono dei pericoli particolari, se non ci sono prendo il mio e-reader, il Kindle, e leggo nel tragitto. Devo dire la verità, è una sensazione molto particolare, molto interessante, anche se però onestamente, sotto quando cammino all'aria aperta, preferisco comunque godermi il paesaggio. Infatti l'altro giorno, camminando senza libro, senza musica, ho notato un sacco di cose che magari prima, pur abitando e pur passandoci 50 volte davanti, non avevo mai visto. Quindi diciamo che lo faccio, ma non così, insomma, assiduamente. Numero 2, durante la pausa pranzo. Sì, questo ovviamente lo faccio. Devo dire che quando ero più piccolina leggevo addirittura a tavola. Fortunatamente i miei non mi hanno mai detto niente, cioè non mi hanno mai ripreso, perché capivano già all'epoca il mio grande amore per i libri, però allo stesso tempo oggi, ovviamente quando sono a tavola non leggo con i miei, però parlo tanto, però se sono all'università e diciamo sono da sola, perché magari i miei amici stanno seguendo dei corsi, porto sempre il Kindle o il libro magari che sto leggendo, lo porto con me e nella pausa pranzo ne approfitto per leggere, oppure in treno e quant'altro. Poi, domanda numero 3, un romanzo in una volta. Sì, di solito c'è stato un periodo nel quale io leggevo unicamente un romanzo per volta, non importava quante pagine fosse, perché mi piaceva concentrarmi su quella storia. Poi, diciamo la verità, che il romanzo merita molta più attenzione rispetto al saggio, perché se per un po' non lo leggete,
vi dimenticate a che punto eravate e cosa era successo. Invece comunque un saggio, anche se per un po' non lo leggete, di solito essendo dei capitoli comunque collegati, che però in qualche modo poi richiamano sempre gli stessi concetti, è comunque possibile leggerlo. E quindi sì, generalmente facevo così. Devo dire che nell'ultimo mese, cioè proprio nel mese di marzo invece, ho preso l'abitudine di leggere più libri contemporaneamente. Mi sto trovando bene, nel senso che non noto particolari difficoltà, però vedremo poi, ecco, alla fine del mese cosa ne uscirà fuori. Numero 4. Nel tuo bagno. Qui ovviamente in francese sembrava la stessa cosa, ma in realtà nel tuo bagno intende proprio nella vasca da bagno. E in realtà no, non l'ho mai fatto. Anzi, pensate che il mio bagno è disposto che io, se voglio leggere, posso poggiare il libro sulla vasca. E quindi a volte io faccio così, poggio il libro e leggo e sto le ore in bagno, se no, no, non per truccarmi e prepararmi, ma per leggere. E mia madre puntualmente, quando arriva vicino alla vasca che deve, non so, sciacquare le mani o sciacquare qualche capo d'abbigliamento, io prendo il libro, lo prendo con me, lo chiudo perché ho paura che la minima goccia d'acqua vada a finire sulle pagine o sulla copertina. Quindi immaginate il terrore in quei momenti. Poi, numero 5, diversi libri allo stesso tempo. Come già vi ho detto prima, ultimamente lo sto facendo. Sto leggendo romanzi, saggi, un po' di tutto, ecco. Numero 6, un libro prima di vedere l'adattamento cinematografico. Di solito faccio così, amo fare così. Se so che c'è un libro, di solito magari leggo prima il libro e poi vedo il film. Molte volte però invece mi è capitato di aver visto il film, di essermene innamorata e poi di aver scoperto che era l'adattamento di un libro. Allora in quel caso ho fatto il procedimento inverso. E quindi numero 7, un libro dopo aver visto l'adattamento cinematografico. Sì, a volte mi è capitato. Numero 8, leggere due volte o più lo stesso libro. Allora, a me piace molto rileggere. Se sia importante rileggere dei testi, potrò fare un video a parte se vi interessa. Però di solito sì, lo faccio, ma dopo un arco di tempo, insomma, particolarmente lungo. Il libro col quale l'ho fatto è stato con Anna Karenina per la prima volta, perché l'avevo letto semplicemente. Poi, siccome ho preso l'abitudine di sottolineare le frasi più belle all'interno dei libri, allora in quel caso la seconda volta l'ho riletto proprio per andare alla ricerca delle frasi. Numero 9, al bagno, quindi in questo caso inteso proprio come andare in bagno. E sì, vabbè, io e il bagno siamo la stessa cosa. Io dopo pranzo, la mattina, sera, mi rinchiudo in bagno per 40, un'ora. Perché devo leggere? Perché è proprio il mio momento di meditazione, non so se lo fa anche a voi, però è il momento in cui proprio vi rilassate. E puntualmente in quel momento i vostri genitori vi cercano. Fino a 2 secondi prima nessuno vi pensava, in quel momento tutto il mondo vi cerca, ma va bene. Numero 10, nell'ora di punta del trasporto pubblico. Diciamo forse col Kindle è più facile, a volte mi è capitato di leggere in metropolitana mantenendo l'equilibrio. È più comodo ovviamente leggere col Kindle, con un libro credo che sia un po' più difficile, ecco, più scomodo più che altro, perché la Vesuviana qui nella zona di Napoli, insomma, è tutto un programma quel treno, quindi se siete fortunati che entrate è già un miracolo, quindi poi pensate di riuscire a trovare, cioè sperare di trovare un posto dove poter leggere, proprio sarebbe il miracolo del secolo, ecco. Però se c'è possibilità lo faccio. Numero 11, un'intera serie di righe, quindi credo intenda tutte le righe, insomma. In realtà sì, poi dipende, allora se il libro mi piace leggo ogni singola parola, se il libro incomincia a un certo punto a non piacermi incomincio a saltare delle righe e un po' a prendere solo le parole chiave, proprio questo è soprattutto alla fine, quando ormai è un libro che sto provando a leggere non mi piace, quindi alla fine va così. Numero 12, hai già letto invece di andare a un appuntamento o a una serata? Sì, nel senso che se io rifiuto di uscire, cosa molto frequente, è perché reputo che non sia una serata così interessante. Quindi alla fine mi dico sto a casa, sono più contenta, leggo un libro, vedo un film, scrivo, sento di poter occupare il mio tempo in modo migliore. Però ovviamente se qualcuno mi propone una serata interessante, di certo non dico di no, ecco. Numero 13. Le prime pagine di un romanzo in una libreria sono affascinante. Passaggio in cassa essenziale. No, di solito no. Leggo magari la trama, questo sì. Leggo il titolo, un po' la vicenda dell'autrice, però no, le prime pagine no. Se mi colpisce la copertina e la trama,
vado. Poi, ovviamente, dopo aver letto un intero libro, uno può rendersi conto se è un bel libro oppure no. Allora, io in tutto questo non so però la luce come lavorerà questa giornata, perché dovrebbe essere una luce fattibile, solo che adesso vedo che sia un attimo oscurato, quindi io spero che sia fattibile. Poi, numero 14, leggere in momenti improbabili. Non so cosa si intenda per momenti improbabili. Probabilmente l'avrò fatto, sono una lettrice accanita, quindi probabilmente l'avrò fatto, ma adesso non ne ho memoria. Un momento improbabile, beh, potrebbe essere per esempio mentre ero in fila a un museo con i reader nell'attesa, mi sono messa a leggere. Però ecco, dovrei pensare un po' a quale possa essere questo momento improbabile. Poi, fingendo, numero 15, fingendo di fare qualcos'altro, lavorare o ascoltare. No, alcune mie amiche al liceo, devo dire, questo mi è rimasto impresso, alcune mie amiche ascoltavano musica, un'altra stava leggendo nell'ora di matematica. Stavano in fondo a tutto, sapete, quella fila centrale, l'ultimo banco dove non vi vede nessuno, manco il Papa. Stavano leggendo, il professore le ha beccate e loro, bellissima la classica scusa, ma no, professore, ma noi stavamo sentendo una cosa del genere, cioè ridicole. Però no, onestamente, se sto in classe ascolto, non mi metto a leggere, insomma, qualcos'altro. O al massimo leggo un libro di scuola, magari della materia successiva, ma non mi porto un libro da casa o l'MP3 me lo metto a leggere. Numero 16, un libro che piaceva a tutti tranne te. Sì, sicuramente uno dei libri di cui vi parlerò nel group up è un libro che è piaciuto a tutti. Devo dire la verità, io sono un po' nel mezzo, un po' mi è piaciuto in certi punti, però in altri l'ho trovato un po' surreale, quindi casomai vedrò se fare una recensione approfondita su questo libro oppure no. Però sì, insomma, capita di leggere un libro che piace a tutti e a te no. Domanda 17, un libro che tutti odiavano tranne te. E anche qui è la stessa cosa, al momento non mi viene in mente un libro preciso, sono anche le 8 del mattino, ribadisco, però sì, è probabile che ci sia un libro che tutti odiavano. Ecco, penso magari ai grandi mattonazzi, tipo Guerra e Pace, Anna Karenina, ecco, quei grandi mattoni che nessuno sopporta, ma che io invece adoro. Numero 18. Ha mai provato a leggere in un'altra lingua perché l'attesa è lunga? Allora, diciamo che leggo molto in italiano. Mi è capitato di leggere qualche libro in inglese per la tesi, pensavo di, però quel libro l'avevo comprato per ragioni economiche, perché la traduzione italiana costava un botto. Pensavo che fosse effettivamente difficile, invece no, nella lingua originale l'ho trovato molto facile da comprendere. Diciamo anche che l'inglese ha questa grande caratteristica dell'impossibilità di scrivere periodi molto complessi, cioè voi a un certo punto in inglese necessariamente dovete mettere un punto alla frase, non è come in italiano. E quindi diciamo che in quel caso mi è capitato, trovo facile leggere in inglese. Però ecco, magari più in là, leggerò sia romanzi in inglese sia, romanzi in francese, ecco, o saggi. Quello, soprattutto in francese, credo che sia molto molto più difficile. Poi, numero 19, un libro di cui non hai mai sentito parlare prima di tenerlo tra le tue mani. Allora, io su YouTube seguo molti canali di libri, sui libri più recenti, però di solito, come potete vedere, insomma, io in questo periodo qui sul canale cerco di proporvi libri che appunto nessuno conosce, libri che magari ho trovato e che non sono magari bestseller dell'anno, i casi editoriali, ma che invece secondo me, comunque, indipendentemente da tutto, sono dei libri bellissimi che meritano di essere letti. Quindi diciamo sì che spesso mi è capitato di appunto trovare dei libri dei quali però non ho mai sentito parlare perché magari non sono così popolari oppure sono di qualche annetto fa, ma che invece io ho amato. Poi, numero 20, un libro così meraviglioso che non puoi smettere di parlarne con tutti. E qui ovviamente, ragazzi, il mio classico del cuore, preferito, proprio quel libro che mi ha cambiato la vita, lo cito solo per i nuovi arrivati, se magari non l'avessero ancora capito, e cioè Il Conte di Montecristo. Basta, non dico nient'altro, andatevi a vedere tutti i video del canale, in un modo o nell'altro lo trovate. Però sì, è un libro del quale io parlo con tutti. Numero 21, un libro così meraviglioso che vorresti tenerlo solo per te. E in quel caso stessa cosa, Il Conte di Montecristo, però in realtà no, perché è un libro veramente così bello, ragazzi, così intenso, che a parte che è beautiful, non lo vede proprio quel libro, perché è tutto un intreccio di vicende così scritto così bene che voi
dite, dopo aver letto quel libro, dite come ho fatto a vivere senza fino a questo momento. E poi tocca dei temi così belli, così importanti e soprattutto riesce a farvi immedesimare nelle vicende, anche se voi magari non avete vissuto in prima persona quei sentimenti. E poi quando magari vi capita, volenti o nolenti, di viverli, trovate in quel libro il punto di riferimento. A me è capitato così, quindi credo, non so se possa capitare a tutti, però questo secondo me è un motivo in più per leggerlo, perché dimostra la grandezza di un autore che riesce effettivamente a calarsi nelle vicende di ogni singolo potenziale lettore. E quindi secondo me è una cosa straordinaria. Poi, numero 22. Un libro più grande di Harry Potter 5, che qui dice è 976 pagine. Beh, io ho il Visconte di Brangelone, che per adesso nella mia libreria non è stato superato da nessun libro, e cioè 1273 pagine. Ovviamente divorate in un attimo. Numero 23, tutti i libri di un autore. Allora, nel caso di Dumas, devo dire che ho fatto una scorpacciata di libri, ormai non dico li conosco tutti, ma buona parte. Nel caso di Stendhal ho tutti e due i romanzi, La certosa di Parma, il rosso e nero, però diciamo che di solito è più probabile che nei saggi cerco di recuperare tutti i saggi di un autore. Nel caso dei romanzi, fino a un certo punto, ecco. Per esempio di Elisabetta Agnone o tutta la saga di Ferriocca, allora in quel caso sì. Però se poi dovessi riempire tutta la libreria, soprattutto ora che ho le reader, magari ecco, nella libreria scelgo il libro principe in qualche modo, quello che voglio che anche i miei figli leggano nelle generazioni a venire, invece poi tutti gli altri testi magari li leggo in formato elettronico. Poi, numero 24, un romanzo che ti ha fatto ridere. Allora, romanzo che mi ha fatto ridere sono molto i romanzi di Federica Bosco, quindi SOS Amore, Mi piaci da morire, questa narrativa rosa molto leggera, molto all'americana. Da un lato mi fanno anche ridere i libri che leggevo da bambina. Quindi quando ero più piccola, a volte intanto sfoglio, tipo, che ne so, Geronimo Stilton e ovviamente li trovo molto divertenti. Numero 25, il romanzo che ti ha fatto piangere. E qua tutti quanti, quasi tutti, no, non è vero. Io non piango quasi mai quando leggo, mi emoziono, ma piangere è molto difficile. Quello che però veramente mi ha fatto piangere tutte le mie lacrime è stato La luce sugli oceani. Al momento mi sfugge l'autrice, però ve ne ho parlato anche in altri video, è un romanzo bellissimo. Io poi dopo ho visto anche il film fatto veramente bene e quindi in questo caso voi potete scambiare o leggete il libro e poi vedete il film o viceversa, ma comunque il risultato che ne esce fuori è una lettura veramente stupenda. Poi, numero 26, un libro che ti ha portato fuori dalla tua comfort zone. Come ho avuto modo di dirvi un po' negli ultimi video, recentemente mi sto avvicinando molto al genere del thriller e dei gialli, di Agatha Christie soprattutto, perché ho voglia un po' di cambiare. In realtà poi se leggo un giallo, se è un giallo storico, lo preferisco, perché è qualcosa di una via di mezzo, però diciamo che nell'ultimo periodo sto cercando un po' di aprirmi anche a nuove letture. Numero 27, un libro che non hai capito. Beh, allora, da un lato un libro che non ho proprio capito, non mi è proprio piaciuto, è Due di due di Andrea De Carlo, e ve ne parlai in un group up, penso nel mio primissimo group up qui sul canale. Un libro che però invece non ho capito è proprio il libro di cui vi parlerò nelle letture del mese di marzo, che però ho letto a febbraio perché è un libro di 800 pagine, quindi me lo sono un po' trasportato. Non ho capito in certi punti, cioè non ho compreso, deve essere un thriller giallo, molto famoso, però non ho ben capito alcune cose. Ho trovato un po' surreale, quindi non ho ben capito l'autore poi dove volesse andare a parare, ecco. Poi, numero 28, un libro perché la copertina era carina. Beh, io credo che il libro, la copertina sia importantissima per un libro perché appunto il bigliettino da visita di quella storia dovrebbe racchiuderti in un'immagine ciò di cui parla il libro. Allo stesso tempo, però, non giudichiamo il libro dalla copertina e a tal proposito vi lascio, mi è venuto in mente, vi lascio il video del tag delle copertine belle, quindi un tag molto artistico sulle copertine e sui libri. Quindi sì, a volte mi è capitato di comprare dei libri per la copertina, cioè la copertina, ecco, in qualche modo mi aveva colpito, la trovavo carina, poi ho letto la storia e l'ho trovata anche calzante. Quindi diciamo sì, che da un certo punto di vista mi è capitato di leggere libri perché la copertina era carina, ma non era ovviamente l'unico motivo. Poi, numero 29, un classico che ti piace leggere. Qui non vi nomino, sempre lo stesso, però io adoro i classici, quindi non importa l'autore, la storia, in generale mi sento molto vicina ai classici.
Certo, devo dirvi che amo in generale la letteratura russa e la letteratura francese, ecco. Quindi rispetto a quella italiana, e questo credo che sia un po' un mio pregiudizio, quindi dovrei cercare nei prossimi mesi di piano piano abbandonarlo, però diciamo che al momento questi due tipi di letterature sono quelle che mi colpiscono particolarmente. E infine, ultima domanda, un libro che raccoglie più di 5 stelle per questo test. Ragazzi, qui io non è difficilissimo dirvi quale libro secondo me raccoglie più di 5 stelle. Come vi avevo detto però nel video delle 5 cose che non devono mancare in un libro e anche dei 5 libri, 5 modi per superare il blocco del lettore, vi lascio la playlist. Secondo me il libro che merita 5 stelle, in fin dei conti, è il nostro libro del cuore. Quindi se quel libro che in un modo o nell'altro rispecchia le 5 o più cose che noi cerchiamo in un libro, e allo stesso tempo ci ha comunicato qualcosa, ci ha fatto vedere le cose da un altro punto di vista, allora secondo me quello è il libro perfetto, appunto il libro per la vita, come per me il Conte di Montecristo è il libro, ragazzi, che mi ha cambiato la vita. Ecco, ad alcuni di voi posso dire, insomma, di non solo di leggerlo, ma in generale di trovare, ecco, il vostro libro del cuore, quindi di leggere attentamente, perché poi ovviamente tra le righe trovate sempre il personaggio che in qualche modo vi comunica qualcosa più degli altri. Allora ragazzi, questo video è finito, io non so quanto sia durato, ma non credo 123 minuti. Vi ringrazio quindi per essere stati con me anche oggi, vi ringrazio per seguirmi con tanto affetto e quindi cosa dirvi? Noi ci vediamo la settimana prossima, credo mercoledì col canonico book tag delle ore 16 e ricordatevi che la lettura sia sempre con voi. Ciao!